Perso il segnale vitale di Rob. Non mi dire che è morto. Pronto? Ehi, ciao vecchio amico. Tu sei morto, non puoi essere vivo. Lo sai, sono morto, però sono anche fuggito dall'inferno. Impossibile. Impossibile o meno, sto venendo a prenderti. Una dichiarazione di guerra. Accetto, Luce. Ti ho già ucciso una volta, non ci metterò tanto a farlo per la seconda volta. Negli scorsi episodi di YouTube Man! Ma che ci fai qua? L'ho appena ucciso io! Che cazzo non funziona? Bene! No! Ultime parole? Andiamo a parlare a Londra. Il mio obiettivo è uccidere Fred. Però prima devo passare dal mio supereroe preferito. Ah, sono tornato in me. Ma questo era il potere di Ron. Ma quindi assorbo i poteri delle persone mangiandole. Le mie origini. Luke Cage era mio padre. Ha fatto degli esperimenti sul DNA. Ha impiantato nei miei geni il DNA dei neri più cazzuti della storia. Non ho mai avuto possibilità di scelta. Sergi mi ha dato la certezza, la speranza. Per cui tutto quello per cui stavo lottando non era un'utopia. Io credo in Sergi. Lui sarà il simbolo della pace. Non facevo mica sul serio. Viene Ser Giacomi! Lo devo assolutamente salvare! Ma non basta! Non ho ancora fatto sul serio. Il potere della libertà passa di mano in mano da una persona all'altra per poter servire tutti, per poter essere un faro di speranza. Potrebbe essere al tuo turno. Dacci dentro, Sergi! Porta avanti la mia volontà! Addio, Sergi. Hai lottato fino alla fine, non va, eh? Ciao Diledium, necessito che tu riporti in vita il mio servitore. È pericoloso, non posso. È più pericoloso disobbedire al Duce. Fai quello che ti dico e forse riuscirai a salvarti. Ora dimmi chi desideri riportare in vita. Dimmi il suo nome. Danz, il grezzo. Che trip, porco! Mi sei mancato, grezzo. Ma sei stato tu ad uccidermi? Dettagli. Sai, mi mancava far saltare qualcuno in aria. Ok, adesso posso andare?
Ah, comunque non ci siamo ancora presentati. Mi chiamo Danos, per gli amici grezzo, ho 21 anni, fumo da 8 anni circa. Guidavo un'onda jazz, purtroppo distrutta momentaneamente. Ho fatto Savoia, così, non per scelta. Ok, non me ne frega un cazzo. Ah, beh, guarda, mi stai già proprio simpatica, te lo dico con il cuore in mano. Ripeto, posso andare ora? Grezzo, finiscila. E comunque no, di Ledium. Ora rimarrai qua. Oh, ma quando cazzo mi pagheresti? Tutto a suo tempo. E comunque ora abbiamo un lavoretto da fare. E infine c'è un'altra persona che dovresti riportare in vita. Alla fine Lemba è morto, cazzo. Lemba, ci siamo dati l'addio un anno fa. Perché cazzo è ritornato per morire? È tornato per salvarci, lui ci vuole bene. Flame, quel figlio di puttana. Ma chi è? Perché è venuto a ucciderci? Beh, in realtà Flame è... Ti stavo aspettando. Che cazzo? Tu sei morto! Lo so, ma... Mi duole il cuore sapere che il mio schiavo, diversamente bianco preferito, è morto. Sta zitto! Lemba è morto da uomo libero! Ma Fishman... Che mongoloide! Ah, porco c***o, adesso ci dividiamo. L'unica cosa che mi fa incazzare sei tu. Come puoi essere tornato in vita? Non mi faccio troppe domande, sono vivo e basta. Il Duce ci ha detto che dobbiamo catturare, questo è l'obiettivo. Ok, ci sto, ma prima devi combattere! E tu chi sei? Quanto cazzo sei grosso? Microbo! Ti chiami Alessio, giusto? Sì, perché? Mi è stato ordinato di catturarti. Veramente io devo andare a fare spesa, non ho tutta sta voglia di combattere, però va bene. Dato che devi andare a fare spesa, approfittiamone per un po' di shopping! Ma anche no! Ciao, Previous! Ciao! Ma tu chi sei? Sofia, la figlia del Duce. E per la prima volta mi vedrete combattere. Ma perché da quando sto in questa serie non faccio altro che combattere? Cominciamo allora. Calmati, Serge. Non sono qui per ucciderti. Che cazzo vuoi? Controllarti. Bastardo! Da quanto questi poteri non ho più paura di Fred. So anche che te vorresti ucciderlo. Ti andrebbe di allearci con e senza il tuo consenso? Con il cazzo! Capisco come tu ti senta, però eri anche il mio unico modo per ucciderlo. Wow, e sei fallito una volta? Cosa ti fa pensare di riuscirci questa volta? Lo so che abbiamo fallito, però questa volta siamo molto più forti. E abbiamo anche iniziato ad attaccare. Non mi interessa! Ma ti dimentichi che anche noi nel frattempo siamo diventati molto più forti. Fammi finire di parlare, ritardato! Ti ricordi quando abbiamo tolto il segnale? Sì, eri nelle mie mani. Con questa pillola eseguirei tutti i miei ordini. No, non la voglio! E se non fossi stato per mezzo, saresti morto. Il cabinet della Telecom. Ce ne sono tre che danno interferenza. Ora però Mezzo è già impegnato. Con la propria madre. Cosa? Il mio obiettivo. Non l'avrei mai detto, ma... Tu? Ma... Mamma! Figlio! Ma che ci fai qui? Non eri a lavoro? Posso spiegare, Jacopo. Devi venire con me. Ti rapisco in nome del... Duce. Ma come sarebbe a dire nel nome del Duce? Lui è morto 70 anni fa e qualche mese fa. Lui è tornato, più forte e incazzato di prima. Mi ha fatto prigioniera. Sai, adesso ho i superpoteri. Sai, la mia macchina si guida da sola. Ma sai, preferisco guidarla io.
piccolo, dai! Che coglione, bastava levare i poteri con questo pulsante. Non puoi colpirmi. La verità è che ti basi troppo sulla vista e troppo poco sugli altri sensi. Il mio potere non è solo trasformarmi in un animale, ma anche trasformarmi chimicamente. Che è sta roba? Questo è gamma idrossibutirrato, anche detto GHB, anche usato come droga da stupro, ma in questo caso ti farà solo svenire. Ma cazzo, svengo sempre in questa serie. I sintomi iniziali sono nausea, malessere generale e capogiri di sonnolenza, disturbi della vista, respiro affannoso e amnesia. Ma per dosaggi più pesanti, come nel tuo caso, si possono verificare malattia, coma e morte. Cazzo! Divertiamoci, dai! Ti uccido adesso! Aia! Devo fargli fare solo qualche altro passo e poi cadrà in trappola. Avanti, toro! Carica! Non mi provocare! Oh, cazzo! Merda, quanto pesa! Poi già vinto. Pugno di Benjamin! Tu, bimbone, hai scelto la persona sbagliata. Scusa se ti sto colpendo in un brutto momento, caro. Impressionante, paladino della grossezza. Ti stai impegnando veramente al massimo, ma ti apprezzerei molto di più un pugno di Benjamin! Dai, perché non mi viene a colpire con la tua enormità? Fallo se puoi! Raffica di pugni di Benjamin! È veramente noioso. Non reagisce. Vabbè, facciamo la finta. Farò attenzione a non ucciderti. Arrivederci, sottospecie di Motomoto. No! Maledetto! Oh cielo, impressionante sua grossolenza. Però adesso sembri proprio patetico. Guardati, ridotto a brandelli, come un rifiuto. E i rifiuti, come sai, appartengono ai bidoni dell'immondizia. Un debole come te non dovrebbe starmi tra i piedi. Che ridicolo, sei così grosso che quando scorreggi si apre il buco dell'ozono. Sei così enorme che la tua carne non è rossa, ma grossa. Tuo padre è un figlio di troia. Mi paga il minimo salariale per stare dietro a te. Sei un inutile bambino, ci credo che tuo padre mi ha affidato a te, testa di cazzo. Però adesso basta, mi sono veramente rotto di te. Ma com'è possibile? Zitto, microbo. Gigio, che ti succede? Gigio! Brad, e così tu sei esistito veramente? Ecco, veramente, io sì, sono esistito veramente. Bene, e come mai non me l'hai mai detto? Non mi sembravi nemmeno così simpatico, insomma. La verità è che non mi sei mai piaciuto. Quando mi hai mangiato, stranamente, la mia anima è rimasta dentro il tuo corpo. E sono diventato il tuo amico immaginario. Purtroppo ora sei una persona sgradita. Non ci posso fare niente, questo è tutto quello che ho. Per tutta la mia vita sei stato solamente un impiccio. Hai alimentato le mie insicurezze. Mi hai fatto diventare un inetto. Non ho mai preso una posizione, ma adesso è finita. No, no, no! Ti mangio, ti mangio. Spero che tu sia buono almeno la metà di Rov. Ciao! Piccolo! Quanto cazzo sei piccolo? Ho preso la mia decisione.
Ho finito di vivere nelle mie insicurezze. Io sono meglio di mio padre. Io sono... Vabbè, vediamo questa tua risorgenza. Immaginavo che mi avessi sorpreso, però sembrare così arrabbiato non ti servirà a niente. Possiamo fare un test e vedere. Pugno di Benjamin! Eh? Ah, questi blef sono insignificanti di fronte a me. Se non ti dispiace, ora tocca un po' a me. Una mano basterà. Una cosa simile è inutile. Ho detto che è inutile. Inutile! Forse ti ha sottovalutato troppo. Ma ora ti cancellerò! Potrei facilmente distruggerti qua, ma mio padre non me lo permetterebbe. I rifiuti appartengono ai bidoni dell'immondizia, no? E allora vacci! Spero che gli altri abbiano finito. Mamma. Ti prego, fatti catturare Jacopo, insieme troveremo una via d'uscita. Se non facessimo così, moriremo. Missione compiuta. Merda, i miei poteri! Oh, no, cazzo! Oh sì, porco. I tuoi amici a quest'ora saranno tutti quanti sistemati. Manchi solamente. Merda. I miei poteri. No! Ciao Sergio.